detto all'inizio che il mondo non comincia oggi, l'ho detto Paola Casava all'inizio e lo si è visto e lo si è sentito, nel bene e nel male, di esperienze ne avete ricordate parecchie, di risorse ne sono state spese tante, di cooperazione ce n'è stata molta fra comuni e fra pubblico e privato, l'avete ricordata, ci sono stati risultati, perché purtroppo noi non valutiamo cosa facciamo nelle politiche, quindi non lo sappiamo quanto saremmo andati male se non l'avessimo fatta. Presumibilmente, augurabilmente, i risultati ce ne sono stati, anche se non sappiamo quali sono, perché non ci poniamo mai il problema di valutarli e quindi poi dopo è tardi per capire cosa ha avuto effetto e cosa no. Però il voto dei cittadini di questo territorio su quello che è stato fatto è negativo, perché i cittadini poi alla fine votano con i piedi e se ne vanno, votano non facendo figli, che rappresenta evidentemente la scommessa più importante della propria vita. Qui avete una fascia tra 0 e 16, avete solo meno del 14% degli abitanti in questi 27 comuni e anche negli altri vicini, la situazione è ugualmente grave e evidentemente questo è un segnale. Tra l'altro, se non vado errato, non avete neanche un segnale di particolare interesse da parte di cittadini stranieri, avete una delle percentuali di afflusso di cittadini non nati in Italia tra le più basse che ci sono, avete un'imprenditorialità in tracollo, avete una caduta dello stock di imprese di questo territorio che è tra le più gravi dell'intero paese. Non sto confrontando con l'Italia, sto confrontando con zone interne che stanno male come voi, perché sennò il confronto non sarebbe corretto, questo è l'interesse di questa strategia. Le aree che sono altrettanto difficilmente raggiungibili come lo sono queste, perché diciamo ci sono aree delle Marche, della Lombardia, della Liguria che hanno situazioni uguali a queste. Poi dirò che c'è una differenza. E avete un crollo dei conduttori agricoli giovani gravissimo. Quindi il voto complessivo delle persone nella loro veste di genitori, di persone che vivono e di persone che producono è negativo. Perché lo avete detto voi? Avete detto quattro cose dall'inizio alla fine. Avete detto che avete fatto resistenza ma non avete rischiato a sufficienza andando avanti, sono le prime parole che ho sentito. Avete polverizzato gli interventi, lo sappiamo anche perché a un certo punto, perché essendo partiti tardissimo, alla fine raccogli quello che c'è ed è un fallimento collettivo. Avete scisso, ancora però è stato fatto adesso questa scissione, è un problema solo di servizi, è un problema solo di lavoro, è un problema di servizi e di lavoro, che è un territorio, io non ci vivo se non ho i servizi e se non ho il lavoro. Questa storia che si fa una cosa e non si fa l'altra va superata. E quarto, l'avete detto, non avete un presidio dei processi di attuazione, quindi si decidono delle cose e poi, come è stato detto poco fa, ci si ferma. Allora, questa strategia, se ne siamo convinti, si vince, se non ne siamo convinti o abbiamo dubbi, si rifà, come dicono gli inglesi, più della stessa cosa. Cioè non si va da nessuna parte, il voto sarà ancora più negativo. Questa strategia ha l'ambizione di superare questi limiti, con cinque parole che vi do, perché sono cinque parole che io sono stato là a sentirvi per tre ore, credo che le riunioni che non sono delle conferenze servano a uscirne avendo delle carte dove uno ha scritto delle cose, dove ha scritto quello che ha compreso, che ha capito. Io me ne vado via con quattro pagine di cose che ho capito da voi. Primo, questa strategia è una strategia di pianificazione. Cioè il 22 di luglio, con 4 anni e mezzo, 5 anni di anticipo sulla programmazione precedente, la Regione indicherà e si assumerà la responsabilità, vagliando, facendo benissimo, facendo benino, certamente non farà male, la Regione col consenso del Governo centrale deciderà quali sono i territori su cui si interviene. Quindi 5 anni di vantaggio rispetto alla volta scorsa. Perché è inutile cominciare ogni volta la capa a mettere in gara i territori fra di loro. Poi si fanno gli errori, non importa, si parte. Quindi questa è una rivoluzione rispetto alle scelte fatte, al modo in cui si è lavorato in passato. Ci si è messo 5 anni per decidere quali erano i comuni dove si faceva l'intervento. Secondo, la perimetrazione è stretta e ne siamo responsabili. Noi come governo centrale, la Regione è stata d'accordo, è stretta e i comuni che stanno nel perimetro devono fare unione. Non necessariamente nel senso della parola unione, poi se si fondono è anche meglio, se si fondono è anche meglio. Come si stanno fondendo comuni piccoli in tutta Italia, con coraggio, mettendo a repentaglio ovviamente storie politiche, perché poi ci perdi la testa, uno su due di quelli diventa balza e uno su due finisce nella polvere, e vabbè, uno vuole rischiare nella vita, se no non si cambia.
Quindi anche fondendosi o eventualmente almeno associandosi in maniera seria sui servizi fondamentali, gestione dei servizi comuni, cioè questa, costruendo una roba che è permanente, ma il Sud ha vissuto di aggiuntività, ce l'ha detto, me l'ha detto a me, abbiamo sbagliato tutti questa cosa, sono 15 anni che con Paola Casava parliamo su queste cose. Ci è stato detto quando la Banca d'Italia ha messo le teste che c'erano a capire cosa avevamo fatto, non ha detto che avevamo perso il nostro tempo, ha detto che avevamo ottenuto risultati limitati e che la ragione principale è che non avevamo toccato il funzionamento dell'amministrazione ordinaria, cioè dell'attività quotidiana dei comuni, dell'attività quotidiana della regione. Questo incontro voluto dall'ex ministro Barca del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Sociale e sta facendo un tour in tutte le aree evocate, diciamo le aree destinate a diventare aree interne e quindi soggetto di finanziamenti della prossima programmazione. E ho avuto modo di parlare direttamente con l'ex ministro ieri sera, quindi in maniera molto più informale, lui dice che dobbiamo partire bene, partire in tempo, proprio per evitare gli errori delle precedenti programmazioni che hanno avuto esperienze diverse. Il POR 2000-2006 è iniziato nel 2006, quindi è stata un'esperienza bellissima, cioè consentito di realizzare moltissimi interventi, quali il centro studio di ricerca sulla biodiversità, tantissimi altri interventi sul territorio, ma sempre con l'affanno e di corsa. Stessa cosa si è verificata nella programmazione 2007-2013. Ancora oggi stiamo realizzando gli interventi di questa programmazione, che è stata ancora un po' più carente rispetto alla precedente dal punto di vista di programmazione. Adesso si sta partendo, spero, con il piede giusto, cioè avviando in tempo quello che è una lettura del territorio. Loro sono venuti qui con tutto lo staff del DPS, proprio per non solo la regione, e il DPS, il Ministero delle Politiche Sociali, che è venuto qui proprio per sentirci, per capire quali erano le realtà e non fare soltanto uno studio a tavolino, e quindi poter programmare gli interventi in quelle che sono le aree interne che possono essere la svolta decisiva del territorio. Abbiamo realizzato tanto, abbiamo fatto tantissimo, adesso occorre ottenere dei risultati che possono essere raggiunti partendo col piede giusto nella programmazione 2014-20. Ecco, loro saranno anche in altre aree della regione, perché dovranno fare una scelta a Benevento, oppure può esserci, ecco, anche questo... Il discorso è abbastanza complesso, nel senso che si possono fare degli interventi che sono interventi minimali, che riguardano le infrastrutture di base, tanto è vero che si sta parlando di scuola, di sanità e di trasporti, che sono le esigenze di base. Poi c'è un livello più alto, che è quello di individuare delle aree e fare dei progetti pilota, come io ritengo che sia opportuno fare per quanto riguarda la ruralità, la nostra ruralità, da mettere il recupero delle nostre risorse agricole abbandonate, che è l'unica cosa che ci rimane da fare, perché abbiamo realizzato tanto per quanto riguarda la biodiversità come riserva di biosfera, come patrimonio mondiale dell'umanità, quindi come geoparco, collegare il tutto e metterci al centro l'agroalimentare è il passo che ci potrebbe consentire di fare un recupero di tutti i territori abbandonati, una loro lettura in chiave di recupero del paesaggio. È abbastanza importante e complesso l'argomento, quindi andare in questa direzione potrebbe essere la svolta del territorio. Ecco, oggi un primo incontro, secondo lei la decisione quando arriverà? No, e credo che ci lavoreranno adesso dopo averci sentito, per poter capire, poi fare dei tavoli poi operative, valutazioni, e quindi individuare la strategia opportuna. Spero che sia proficuo questo incontro che abbiamo organizzato, cioè non si capiva bene quando arrivavano, quanti erano, abbiamo organizzato in un paio di giorni, però credo che il risultato sia positivo vista anche l'affluenza delle persone presenti. Quindi questa strategia è perimetrazione stretta, e la perimetrazione non è decisa, ma lo sarà tra 30 giorni, queste riunioni servono per capirla, ma va stretta. Noi abbiamo raccomandato alla regione che fosse stretta. In media gli altri parti d'Italia che hanno problemi simili ai vostri, perché sono molto più simili in Italia le aree interne che le aree metropolitane. Non puoi confrontare Napoli a Milano, ma puoi confrontare la vostra area all'area del parco che sta sotto lo Stelvio, che ha le stesse problemi, che ha buttato i soldi nelle Olimpiadi di Bormio facendo dei disastri in quel territorio, che ha gli stessi problemi che avete voi. Ha avuto la chiusura degli ospedali, la riduzione dei servizi, la qualità della scuola, quindi questo è anche un senso di solitudine quando vieni a sud. No, sono le stesse questioni. Questo ha un vantaggio che ti rotta un istante. Quindi una possibilità evidentemente di stringere. Il resto d'Italia sta viaggiando attorno ai 25.000 abitanti per operazione.
12-15 comuni. Noi siamo d'accordo a fare 45, anche arrivare se necessario a 60, ma con fortissima motivazione di complementarietà. L'Umbria ha una cosa da 60, quindi, come dire, perché abbiamo capito che andava fatta così, ma ci siamo convinti che andava fatta così. E però c'è anche la possibilità di allearsi, perché l'alleanza con la costa o con chi non ci sta, specie per chi ha già praticato un'alleanza di parco, è evidente che è fondamentale, ma questo non vuol dire, diciamo, l'idea è, l'abbiamo detto anche nelle Marche ad esempio, un'alleanza con la costa, ma un'alleanza da una posizione di forza, da una posizione di forza di un gruppo di comuni che sono quelli che stanno in una situazione più difficile. È evidente che devi allearti con la costa. Non, per le ferrovie, per l'afflusso, ma questa alleanza avviene da parte di un soggetto che si muove come fosse un comune, un'area vasta unica. Terzo punto di novità, importantissimo, qua uso le parole del dirigente della regione perché l'ha detta così bene, noi oggi, quando la regione avrà maturato un convincimento e noi saremo d'accordo con la regione, il 22 di luglio, il 23 di luglio parte un'attività di costruzione di strategia, cioè avendo guadagnato 5 anni a non perdere tempo a scegliere le aree, poi ci si può permettere di spendere uno e mezzo, due a costruire una strategia. Non c'è fretta su costruire la strategia e va fatta come l'ha detto il collega che sono amministratore pubblico della regione sulla sanità, cioè discutendo e confrontandosi, perché le soluzioni non sono ovvie e possiamo avere opinioni diverse. Adesso lui l'ha detto sulla sanità, quindi questo è l'inizio di un percorso senza correre a fare la lista dei progetti. Se hai una strategia, poi ti puoi pure permettere che se sei 20 comuni spendi soldi soltanto in 4, ma perché è evidente che li devi spendere lì perché è utile a tutti gli altri 20. Se non ci hai lavorato un anno e mezzo, vai inevitabilmente a un po' per tutti, cioè la polverizzazione. Ma innanzitutto diciamo che la scelta dell'area è molto è un fatto che viene determinato molto dalla regione Campania, che sembra propendere per il Beneventano, tra la Vellinese e il Beneventano. Questo ci dispiace un po', però noi ovviamente abbiamo l'obbligo di proporre il nostro territorio nel modo più corretto, quindi il Cilento si candida ad essere protagonista di un processo di innovazione della politica comunitaria. Aree interne significa individuare delle strategie sulla nuova programmazione comunitaria per spendere meglio, spendere per creare sviluppo, spendere per riportare la gente sui nostri territori e soprattutto creare occupazione. Adesso si determina e si decide l'area pilota delle aree interne per la nuova programmazione, un appuntamento importante. Penso che il territorio ha l'obbligo di avere una proposta unitaria. Stamattina, devo dire la verità, ho visto molti scollamenti perché non è stato forse preparato al meglio l'appuntamento. Diciamo, c'è ancora tempo, ci lavoriamo e soprattutto facciamo pressing sulla regione Campania che è chi propone al meglio l'area pilota. A proposito di Regione Campania, durante questo fine settimana sono stati qui sul territorio il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, l'onorevole Bassolino, ex governatore, ecco, nei loro interventi una critica uno dopo l'altra all'attuale governo regionale, accusato di aver mandato allo sfatascio questo territorio. De Luca ha detto: ma di che turismo parliamo nel Cilento se per arrivarci occorrono i cammelli? Ci uniamo a questo coro, siamo davvero preoccupati per il turismo nel territorio cilentano. Ma diciamo, mi fa piacere che anche loro hanno percepito questa difficoltà. Per noi che ci viviamo tutti i giorni, la difficoltà è quotidiana, oltre che da turisti, ci dobbiamo interrogare anche come vivere su questo territorio. Regione Campania purtroppo non sta dando alcuna risposta sulla viabilità, si millantano dei progetti, delle idee, fino adesso non c'è nulla, i fondi sembrano essere stanziati, ci sono, non ci sono. Molta confusione. Nel frattempo il territorio muore. Penso che l'appuntamento più importante sia quello del 2015, regionale 2015. Dobbiamo riprenderci finalmente un modo diverso di amministrare la regione Campania e soprattutto i nostri territori. Il Cilento, che è sempre stato un'opportunità per la nostra regione, adesso è relegata né più né meno a un territorio desertificato. Non abbiamo nessuna politica di sviluppo per il nostro territorio, grazie soprattutto a chi sta attualmente amministrando la regione Campania. Ecco, ma non possiamo preoccuparci di turismo però nel mese di giugno, dobbiamo un attimino svegliarci prima, anche se durante questo inverno, noi l'abbiamo detto tante volte, rischiamo di avere un'estate infernale. No, diciamo, l'abbiamo detto durante l'inverno per poi trovarci nell'inferno, a parte la battuta. Continuiamo a sottolineare sempre lo stesso aspetto: Regione Campania non si accorge di quello che accade fino a quando non facciamo le barricate. Secondo me dobbiamo cambiare strategia, le barricate dobbiamo cominciarle a fare in inverno,
prima che il problema si verifichi, anche perché oramai li conosciamo benissimo. Adesso ognuno si nasconde dietro la mancanza di un atto, dietro la mancanza di un'autorizzazione o dei fondi. Penso che la dobbiamo smettere, soprattutto noi siamo stufi di questo trattamento. La collocazione, ma anche la morfologia del nostro territorio hanno rappresentato storicamente un fattore di debolezza della nostra area, perché sono aree a carattere prevalentemente montuoso, quindi aree interne, che puntano essenzialmente sulla viabilità e sulle linee di collegamento. Quindi la lontananza dai principali centri della regione e questa regolarità proprio morfologica hanno determinato un isolamento delle nostre aree, quasi a divenire la periferia della regione Campania. Negli ultimi anni la situazione del sistema viario è peggiorata, si è aggravata ulteriormente, perché è mancata una manutenzione straordinaria delle vie di collegamento, ma ahimè talvolta anche manutenzione di interventi ordinari. E giusto per esempio cito il tratto di Agropoli-Vallo, di Ascea-Pisciotta e la Cilentana di Camerota-Palinuro. Non vanno dimenticate anche le strade provinciali che sono state abbandonate a loro stesse e che sono le principali vie di collegamento che collegano i comuni di minore dimensioni con i centri di maggiore servizio, quali per esempio nella nostra area Vallo della Lucania. A questa situazione sicuramente ha contribuito anche lo stato un po' di limbo in cui è vissuta la provincia, che non dimentichiamo è l'ente deputato alla cura e alla manutenzione delle strade. Ma quello che diciamo mi preme rappresentare appunto questa esigenza deficitaria che ha anche in qualche modo inficiato la salute e la salvaguardia degli automobilisti. Negli ultimi anni i tassi di incidentalità e di mortalità sulla Cilentana sono aumentati drammaticamente e, come diceva qualcuno negli interventi che mi hanno preceduto, il problema di abilità collegamenti è trasversale, perché è collegato ai tagli per i presidi sanitari, quindi tocca l'argomento sanità, ma anche scuola. Quanti bambini oggi di 6 anni, o non solo per la difficoltà di collegamento, ma anche per i tagli e per l'accorpamento delle scuole, sono costretti a fare ore di viaggio per raggiungere la scuola, quindi su autobus o su macchine private, sperando di arrivare in tempo utile per l'inizio della lezione. Ma quello che ha compromesso ancora di più la viabilità è lo sviluppo del turismo. Prima sentivo la dottoressa che dava una serie di numeri sulle visite dei turisti nei musei, ma anche nelle nostre aree. Ma sui musei, però, come si fa? Cioè, quanti turisti vorrebbero raggiungere, perché magari innamorati delle nostre aree costiere e anche del nostro verde, potrebbero raggiungere il Cilento e dovranno quest'anno ahimè rinunciare ad una vacanza in Cilento proprio per la difficoltà di collegamento per raggiungere queste aree interne. Quindi il problema viario rappresenta proprio, come dire, un deficit, un gap infrastrutturale che deve essere necessariamente superato. Quindi noi vogliamo ripristinare, ci auguriamo di ripristinare le condizioni di ordinaria viabilità almeno per consentire collegamenti più facili tra i centri interni e i centri di servizi, ma non va neanche sottaciuto il problema del sistema ferroviario. Se è vero che Cristo si è fermato a Eboli, nel 2014 l'alta velocità si ferma ancora più a nord, a Salerno. E anche questo potrebbe essere uno stimolo per lo sviluppo locale, per avvantaggiare il turismo, per le imprese e i professionisti che lavorano e creano condizioni di occupazione nella nostra area. Ci sono allo studio delle ipotesi di stazioni per l'alta velocità a Vallo Castelnuovo, Agropoli e Sapri, però ancora non abbiamo l'alta velocità più a sud di Salerno. Un ultimo cenno anche sull'aeroporto di Pontecagnano Salerno.
un aeroporto che in realtà non è efficiente, perché l'aeroporto più vicino è Capo di Chino, che dista per raggiungerlo non meno di 2 ore. Allora, un aeroporto efficiente, uno scalo aeroportuale efficiente, mi fa pensare a quello che è stato l'aeroporto di Brindisi nel Salento, ma anche quello che ha rappresentato la potenzialità di Comiso nel Ragusano, perché un aeroporto come quello di Ponte Cagnano potrebbe dare la possibilità di vendere il prodotto Cilento non solo in Italia ma anche nel mondo, e rappresenterebbe una finestra per un territorio che vuole riscattarsi, vuole farlo con le proprie forze. Grazie. È una riunione importante che però, devo dire la verità, è stata organizzata un po' così. Tanti sindaci l'hanno saputo quasi per caso, però noi non ci tiriamo mai indietro quando si parla di difesa e sviluppo del territorio, quindi siamo qua presenti. Io non voglio dilungarmi troppo, cioè praticamente si tratta di individuare un'area pilota nella regione Campania dove debba essere elaborata una strategia di sviluppo delle aree interne, una strategia di sviluppo che si muova su 3 direttrici che sono la mobilità, la salute, la sanità e la scuola. È chiaro che un lavoro fatto dalla commissione ministeriale d'accordo con un nucleo regionale, io ho sentito qui al tavolo che sono praticamente stati individuati, è stata già individuata o circoscritta un'area. Io invece mi sono permesso di fare una proposta diversa. Noi l'area la teniamo già, io questo lo volevo dire anche a voi, noi un'area la teniamo già, un'area che ci identifica, sulla quale le amministrazioni locali di questo territorio ci hanno speso 20 anni per far passare nell'idea dei cittadini che c'è un'area che geograficamente ci delimita e ci individua, che è il Parco Nazionale. Ebbene, io voglio insistere, l'ho proposto a Barca, l'ho proposto al presidente del parco e al presidente dei sindaci del parco, che l'area pilota sia l'area montana del parco, le aree interne del parco che siano tutta un'area pilota, perché una strategia che poi debba mirare anche a drenare risorse, noi non possiamo permetterci nel nostro territorio, che già è periferia Napoli, Salerno è periferia di Napoli, noi siamo periferia di Salerno, non possiamo immaginare che da Napoli o da Roma vengano a parcellizzare l'area parco, per cui ci sia un'area circoscritta e individuata da loro che dreni risorse e diventi e sulla quale poi diciamo ci siano dei discorsi che vengano fatti, e un'altra area del parco dove questo non avviene, per cui avremo un'area periferica della periferia. Periferia della periferia. Questo è quello che mi sento di dire e spero che questa proposta venga accolta dagli organi che stanno lavorando su questo progetto. Quarto, l'avete detto voi, sono coinvolti tutti i fondi, l'ha detto l'ultimo intervento, e quinto, la cooperazione con gli altri, orizzontale. Oggi avete detto alcune cose sul trasporto pubblico locale, ci sono degli spunti straordinari che vengono dal lavoro che sta facendo la Regione Marche, con difficoltà, su problemi simili a quelli che avete detto voi. Sulla questione delle scuole c'è un'esperienza straordinaria del Molise che sulla questione della ricerca e dell'innovazione, punto fondamentale a cui vengo tra un istante, c'è un'esperienza interessante, che una strada che si sta aprendo in Lombardia. Quindi perché ricominciare da capo e non discutere di ricerca con la Val Chiavenna, di trasporto pubblico locale con l'azienda di trasporto delle Marche e della scuola della soluzione molisana? E notate che sono tutte regioni di tutta l'Italia, eh? Non è sud. Allora, quattro invece cose specifiche sui quattro punti. Sullo sviluppo, i messaggi che io colgo, il messaggio generale, sviluppo uguale, innovazione uguale, nuove soluzioni. Sviluppo c'è solo quando ti inventi una cosa che non c'era prima. Quindi l'elemento innovativo è significativo ed emerge solo da un confronto. Poi pensi allo strumento, che può essere anche il de minimis, non c'è bisogno di inventare cose che non possiamo fare dal punto di vista, sapete che non si può differenziare fiscalmente i territori, si possono fare i de minimis, sono un sacco di soldi, 100.000 euro per piccolissime aziende, dati secondo un criterio, l'abbiamo fatto, sono stati fatti nelle aree urbane, l'ho praticata io all'Aquila, solo soldi, solo al centro dell'Aquila, 100.000 euro, fai una montagna di cose e ti assumi la responsabilità dei criteri con cui li fai, quindi quello è il meno. Due cose ho colto dalla discussione, su agricoltura e paesaggio. Il messaggio fortissimo è la presenza su questo territorio già, perché quello che già c'è di ricerca e di innovazione, coltivatori custodi,
dico quello che avete detto voi che mi ha colpito, e mi scuso se ho perso qualche pezzo: cooperazione con la Francia sulla bioagricoltura, ricerca e ricercatori e progetti che già ci sono in questo luogo e che neanche sappiamo che ci stanno, che sono magari rientrati da, capita di conoscerne due, che sono rientrati dall'università e si sono messi a lavorare in campagna perché c'avevano il padre e la madre che erano morti e sono però dei piccoli genietti, nessuno se li fila, come si dice a Roma. Quindi presenza fino ai rapporti con i laboratori, con la ricerca internazionale. Queste due cose, questo elemento di innovazione che voi già avete, invita sicuramente a ragionare, perché non si tratta oggi, non si decide niente, ma a ragionare, quindi sono solo alzate di palla. Stiamo in un luogo che si candida a questa funzione. L'esperienza internazionale, l'esperienza di chi ce l'ha fatta, ci dice sempre strutturare ma non troppo, lasciare qualche spazio di libertà, qualche luogo di libertà dove si può venire a lavorare. Perché costruire un altro incubatore quando qua ci sta già una stanza? L'attrezzi e vedi chi viene, magari non va. Cioè, cose semplici, no, noi strutturiamo troppo, predefiniamo troppo, noi non lo sappiamo come amministratori cosa avviene, apriamo degli spazi e poi monitoriamoli, vediamo i 3 mesi dopo cosa succede, vediamo se qualcuno si è fatto vivo. Avremo gente che ci guarderà con gli occhi, che io posso venire lì, sì, e non ho nessun padrino. Io non ho, cioè voglio dire, è questo il tipo di mondo a cui lanciare una palla, quindi spazi liberi. Sull'attrazione turistica, i dati che avete detto sono impressionanti, c'è un modestissimo tasso di recettività rispetto a chi? Rispetto ad aree simili, non rispetto all'Italia, un modestissimo tasso di recettività. Una questione di attenzione eccessiva ai contenitori anziché ai contenuti, questo è un dato comune a tutta l'Italia, dove abbiamo restaurato delle cose e poi sono diventate un onere per i comuni perché c'è un problema di manutenzione e di gestione, e una sottoutilizzazione, appunto detto all'inizio dal sindaco, importantissima del patrimonio residenziale, sia, sentivo ieri sera, casali e strutture abbandonate, sia seconde case abbandonate per via della tematica costo relativamente alla possibilità effettiva di utilizzo. Questa cosa spinge, secondo tutte queste cose, spingono nella strategia a ragionare dal lato della domanda, cioè a porsi nei prossimi mesi, lavorando alle seguenti domande: a chi puntare, da dove vengono quelli su cui puntare, su quali nazionalità, per quanti giorni, sono quelli da 3 giorni, sono quelli da 2 settimane, qualcuno che viene a viverci, voi lo sapete, non devo dirlo a voi, che in questi territori si affacciano personaggi che dicono ma vengono un anno, vengono 4 giorni, poi ritornano dopo 4 giorni e cominciano a domandare se entrare per viverci magari 20 anni della loro vita, e con quali canali approcciarli, con grossi canali di mediatori internazionali di turismo che cominciano ad affacciarsi sul territorio nazionale dove ci sono aeroporti, e oppure con modalità più, come dire, da web, ma non i portali che sono defunti da una decina d'anni, i portali, ma attraverso delle modalità di entrata in rete, cose su cui non da fare, cose su cui ragionare. Questi sono gli spunti che ho ricavato. E ultimo, un'implicazione per i tecnico-professionali, che ha detto la mia collega Gianna Barbieri, perché se una volta che hai capito quale domanda di che hai bisogno, poi devi formarli, è inutile che formiamo dei ragazzi a fare delle cose diverse. Costruire una strategia che dura 9 anni vuol dire anche che ti puoi permettere di istruire un corso, perché c'hai tra 3 anni le persone che alimenteranno quella filiera, cioè abbiamo tempi che ci consentono di fare operazioni anche di medio termine. Questo per lo sviluppo. C'è il problema del trasporto ferroviario, è drammatico, per non dire tragico o vergognoso quello che sta accadendo in Italia. Praticamente il sud dell'Italia è isolato in maniera realmente drammatica. Stiamo più volte chiedendo che vi sia la possibilità di avere una stazione unica del parco per identificare un territorio, una zona che ci consenta di collegare velocemente questo territorio con le aree metropolitane, ma purtroppo non abbiamo mai avuto risposte concrete. Dell'alta velocità, come diceva già il sindaco di Novi, si è fermata, Cristo si è fermato invece di Eboli a Salerno, dopodiché di noi non si parla minimamente. C'è uno studio di fattibilità delle ferrovie dello Stato per fare questo bypass gli Astro Sacri, in qualche modo, perché la ferrovia, caro dottore Bacca, adesso in questo momento qua l'asse più importante dell'Italia che conduce a Reggio Calabria viaggia al valle di una pericolosissima frana in località Ricinito tra Ascea e Pisciotta, ma nessuno ne parla e tutti quanti stanno zitti su questo problema. Sul problema sanità volevo dire semplicemente una cosa molto molto velocemente.
Innanzitutto io sono d'accordo, bisogna uscire fuori da questo che è un errore, pensando che l'ospedale sia il centro di tutta la sanità, ok, però attenzione, l'emergenza va garantita a tutti quanti i nostri cittadini, e non ho sentito parlare di tutto questo. Oggi fare l'emergenza nei nostri territori interni è realmente problematico, perché guardate, per fare 20 km si impiega addirittura 40 minuti, ok? Quindi con tutti i ritardi conseguenti tutto ciò, tenete conto che a sud di Salerno abbiamo solo un ospedale di riferimento che è il nostro, di terzo livello, che fa emodinamica e la neurochirurgia, è attivo per questo, però è il reticolo delle strade, della viabilità che rende penalizzante il tutto, per cui il tutto si gioca assolutamente sulla mobilità. Noi sull'ADI, qua sul territorio, sulla sanità, sono partite delle cose interessanti, perché l'ADI l'abbiamo attiva, addirittura viene frenata, c'era la dirigente l'ADI addirittura viene frenata dall'ASL, ma c'è sul nostro territorio. Si è iniziato, però è abbozzato solo un progetto di telemedicina, come è stata già approvata una casa della salute, finanziata una casa della salute sulla località Stio, all'interno dei nostri territori. Un'ultima considerazione, io mi permetterei di suggerire che nei diritti di cittadinanza, oltre a sanità, istruzione e mobilità, si possa trovare allocazioni, servizi sociali, welfare, perché questo va garantito assolutamente a tutti, anche all'interno, nelle aree interne, e non vedo che se ne fa assolutamente menzione. Due ultime considerazioni. L'ottimo sarebbe che queste aree interne che vengono individuate come un bacino ottimale di gestione del territorio possano gestire, dottore Barca, anche i servizi sociali, del territorio, pubblici del territorio, penso gestione dei rifiuti, gestione delle risorse idriche, gestione delle fognature e della depurazione, gestione del territorio, perché questo ci faciliterebbe certamente il problema del dissesto idrogeologico. E un'ultimissima considerazione, queste aree interne devono avere la capacità di poter attrarre investitori, investimenti che vengono dall'esterno, e come può farsi questo se non prevedere all'interno delle aree interne, della legislazione sulle aree interne, la cosiddetta fiscalità di vantaggio, perché non ho capito per quale motivo ogni volta si cerca di ostacolare questa che è una forma, secondo me, di finanziamento dei territori e di sviluppo economico del territorio realmente grandiosa e molto molto semplice, che nazioni estere e in qualche modo nelle prossimità dell'Italia, penso alla Slovenia, lo fanno comodamente prendendosi i nostri soldi e prendendosi i nostri imprenditori. Vengo ai tre servizi, ricordando che sui tre servizi abbiamo dei fondi, questi sì predefiniti, quanti soldi metterà la Regione all'interno del programma operativo in ogni area sarà decisione che assumerà la Regione discutendo con noi, su quanto andrà a ogni territorio gradualmente nel tempo, qualcuno parte subito, qualcuno tra un anno, qualcuno fra due anni, lo sappiamo, attorno ai 4 milioni di euro, poco meno di 4 milioni di euro al territorio per i servizi, che capite anche perché ci spinge a non andare oltre un certo numero. 4 milioni di euro sono fondi sufficienti per aprire sperimentazioni importanti sui trasporti o sui servizi o sulla scuola. Ma qui avete una fortuna, avete dei programmi operativi rispetto al centro-nord che sono cospicui. Se un territorio mette sul tavolo dopo un anno di lavoro un'ipotesi di miglioramento dei servizi, è evidente, del resto la stessa Lombardia ci sta pensando, ma che la Regione sarà attenta a dire magari su questo ci metto anche degli altri fondi, dello stesso programma operativo, cioè non dei fondi per lo sviluppo che sono quelli già predestinati, ma dei fondi che derivino dal fatto che c'è un progetto che invece di 4 ne richiede 8 di milioni di euro. Sulla mobilità, la distinzione mi sembra importantissima, la mobilità per i turisti e la mobilità per i cittadini. La mobilità tra i turisti evidentemente la affronti quando hai capito chi sono quelli che vengono, cioè qual è la strategia di domande che hai in testa. Allora come arrivano? Arrivano da Ponte Cagnano? Si può arrivare alla massa critica? Sì, no, non lo sappiamo oggi, non ne abbiamo idea, dipende da un ragionamento. Ha senso? È evidente che per delle aree interne di una zona più disgraziata di questa, ma più fortunata per altri versi come quella
dove andremo tra qualche settimana sulle pendici del Pollino, è evidente che quelli, la Mezzia gli funziona, è già evidente. Qui non è evidente, quindi bisogna ragionarci. Dalla ferrovia, rinegoziando i termini, i treni, perché è quella la fonte, come qualcuno ha evocato, dalla litoranea, ma c'è una frana, questa frana c'è da 6 mesi, ma c'era già un'altra volta, quanto dura? Altri 6 mesi, altri 12 mesi? Questi 3 ragionamenti evidentemente sono legati alla tipologia. Inviterei anche a distinguere però molto, per quanto riguarda il turismo, fra l'accessibilità al luogo, è una frase semplice che ci ha suggerito le Marche, vi trasferisco, come dire, suggestioni che vengono da altri luoghi, dove hanno immaginato un trasporto turistico che sia veloce, lento. Veloce per arrivare, perché quando vuoi arrivare in un posto puoi essere veloce, lento quando vuoi viaggiare. Non è detto che le strade tortuose o addirittura strette, ci sono dibattiti in altre aree interne del paese dove hanno, per motivi di sostenibilità, non hanno consentito di costruire strade per la trasferibilità interna che alla scozzese, cioè una cosa sola con delle piazzole dove... Ma può essere una soluzione straordinaria, perché il turista, una volta arrivato, vuole camminare a 20 km all'ora e non vuole che sfrecciare, perché vuole vedere il territorio. Ragionateci, cioè una cosa è l'accessibilità, veloce e lento. E poi la separazione che, su cui invitava a ragionare anche Paola, per quanto riguarda i cittadini. Allora, c'è stata esposta la necessità di tagliare, è una necessità nazionale sul piano dei trasporti, però devo dire che in altre regioni, arrivati a questo punto dell'esposizione, abbiamo sentito, e qui non l'ho sentita, non l'ho sentita perché non c'era tempo, avete tempo, abbiamo sentito anche indicare alcune soluzioni. E quindi una nuova batteria di possibili servizi, dai servizi a chiamata, dai servizi taxi, dai servizi misti che combinano scuola, puoi arrivare addirittura a cambiare gli orari scolastici, cioè è evidente che lo fa in modo integrato. Su questo ci sono esperienze di altre aziende in giro per i territori nazionali e di altre comunità di sindaci. Non c'è fretta, alcune pratiche le avete già fatte, benissimo, che giudizio ne date, sono servite, non sono servite, alla gente piacciono, non piacciono. Cioè questi sono spunti che traducono l'efficientizzazione anche in aumento di efficacia. E ci sono esperienze interessanti, devo dire, le Marche le ho citate perché sul trasporto locale ci hanno colpito, era la quarta regione che vedevamo, non abbiamo trovato nessun ragionamento di quel livello in nessuna delle altre regioni del centro-nord che abbiamo visitato, e quindi è possibile che questa esperienza venga anche fatta viaggiare. Tu hai sentito, no, tu hai di Umbria, hai ragione. Scuola. È evidente che è essenziale, perché senza quella il parco diventa un parco all'americana, che va benissimo, che è un parco senza cittadini, però non è il paese, non è il nostro paese. Quindi è evidente il messaggio. Noi non li vogliamo i parchi all'americana. Quando andiamo in America ce li godiamo, ma da noi non li vogliamo, né come cittadini, né il tipo di turismo, né è quello che ci domanda il resto del mondo quando viene qua. Questo lo sapete. Chiarito questo, è evidente che la situazione, vi è stato detto, io devo dire, è insostenibile. Io non ho visto fino adesso niente di così drammatico, né c'è nulla di così drammatico in questo territorio, in tutti i territori della Campania e delle altre aree interne. Cioè 2/3 dei bambini stanno in classi di meno di 15 e non so se stanno quanti in classi di meno di 8. L'ha già detto la mia collega, cioè questo non va quanto non va che non abbiano la scuola. Avete un problema di un numero di pochissimi alunni medi nelle scuole, avete, ve l'ha detto Gianna Barbieri, siete per ora l'eccezione, avete un livello di competenza in matematica e in italiano che è più basso, cioè questi ragazzi escono con una competenza minore della media campana, minore della media delle aree interne, non parliamo della media italiana. E avete un non allineamento pieno della secondaria superiore con le prospettive di lavoro. Questa è un'occasione, non è un problema, perché qua non stiamo facendo un giudizio, le situazioni si maturano perché non sono state mai affrontate. Quindi è un'occasione, quindi potete migliorare sicuramente. Cioè io così ho sempre ragionato quando uno trova un problema, e quindi però ci vuole un approccio offensivo. Evoco in questo caso il Molise, perché è vero... È vero che è un problema quando non c'è più una scuola in un borgo, in un piccolo villaggio, è chiarissimo, ma forse è più grave il problema se questi bambini sono costretti a rimanere con gli stessi con cui stanno tutti i giorni della loro vita, e c'è molta differenza se sono costretti ad andare nella nuova scuola con una macchina privata o con una macchina pubblica in termini di responsabilità pubblica, perché se vanno con una macchina pubblica, la macchina pubblica aspetta l'inizio della scuola, non è un onere per i privati. E in quel pullman si divertono pure i bambini, perché si incrociano con bambini di altri luoghi. Ed è molto diverso se la scuola in cui vanno è una scuola tanto brutta
o tanto gentiliana e quindi cattedra come quella, o se magari è una scuola che aveste deciso di fare, come sindaci, perché qui non c'è uno stato centrale che ha deciso a Roma, vuoi la ragioneria generale, vuoi al MIUR se si tagliano le scuole, qua non si taglia nessuna scuola, qua si sta dicendo è buono per la qualità di questo territorio, dei bimbi e anche dell'attrazione per le giovani coppie, quello di sapere che il loro bimbo andrà in una classe di 8 bambini, o forse che le giovani coppie non rimarrebbero più volentieri se sanno che vanno nella scuola nuova del Cilento, perché voi tra 5 anni, perché avete deciso tutti insieme di concentrare la primaria in una cosa nuova dove fate una nuova sperimentazione col livello intellettuale che avete. È inutile parlare delle cose buone che comunque nella scuola si fanno, vediamo le criticità che ci sono e che si possono essere risolte a livello centrale. Intanto la prima criticità riguarda, per quanto riguarda le zone interne, le zone meno popolate, quelle dove le nascite diminuiscono sempre di più, c'è bisogno che i parametri per la determinazione delle classi iniziali si diminuiscano. Scuole superiori si divide per 27, per 25, per 18-26 per le infanzie, 15-26 per la primaria, 18-27 per la media, insomma sono numeri enormi, perché tenete conto che in 5 comuni, l'ho lasciato di là, nasce un bambino all'anno, uno o due bambine nei comuni, e allora mi chiedo, questi comuni sono destinati a chiudere, devono andare via, se le giovani coppie non hanno dove mandare i figlioli a scuola, beh, tanto vale che se ne vanno nelle grosse città, e quindi vedremo uno spopolamento ancora maggiore. Trasporti, beh, vogliono le ore di 60 minuti, benissimo, chi dice di no, ma gli autobus non arrivano, i treni non ci sono, arrivano sempre con maggiore ritardo, bisogna inventarsi cosa, la creatività c'è, ma purtroppo non possiamo fare miracoli. Se l'autobus arriva alle 8.25 e va via alle 13.30, sono 5 ore al giorno, 6 sono i giorni della settimana, 30, sono 32 le ore settimanali, le altre 2 le facciamo di domenica? Non lo so, e questa è un'altra criticità. Non parliamo poi della viabilità, perché molto spesso due comuni vicini devono fare 50 km per le frane o per eventualmente altri problemi che ci sono, e non riescono ad arrivare. Immaginiamo bambini di 2 anni, 3 anni che devono mettersi su una macchina o privata o pubblica che sia per andare dove? Allora, se noi piccoli centri li vogliamo chiudere, andiamo, ma lo dobbiamo dire, siamo tutti quanti qui stamattina, ne prendiamo atto e diciamo i piccoli comuni devono chiudere e se ne vanno. Negli ultimi 2 anni, 3 anni, parlo della mia scuola perché ne ho più contezza, fondo dell'istituzione scolastica da 120 a 130.000 euro siamo scesi a poco più di 40.000. Dalle nostre parti si dice che senza soldi messi non è che se ne cantino più di tanto. Quindi a livello centrale vedere anche, dice, beh, risparmio, spending review, ma ecco, i tagli sono sempre così lineari. Quali sono i settori che si vogliono potenziare e privilegiare? La scuola? Beh, vediamolo, facciamolo, altrimenti anche le scuole sono costrette a chiudere. Con il Politecnico Professionale, almeno per un po' tutti gli ordini di scuola. Però volevo dire che per fortuna, ecco, quest'anno abbiamo avuto un serale a Piaggine, potrebbe essere un buon viatico per, saldare territorio con la scuola e semmai dare respiro a un mestiere un po' negletto. Credo che, è l'ultima cosa che vorrei dire, che ogni scuola, ogni comune dovrebbe avere una scuola. Per poterla avere, certo, c'è bisogno che i comuni facciano uno sforzo, mettano da parte un po' quei campanilismi e semmai trovino soluzioni dove ognuno trovi lo spazio per il proprio comune. Però una cosa è certa, che i parametri che valgono a livello nazionale non dobbiamo aspettare le deroghe, ma che venga detto chiaramente che nei piccoli centri, nelle zone interne in modo particolare, altrimenti anche il Parco Nazionale del Cilento, tanto vale, lo chiudiamo e diventa solo parco per chi ci vuole venire, perché qui non ci dorme.